Sulle orme di Elia. I corvi gli portavano pane al mattino e carne alla sera. Egli beveva al torrente. Il cammino della vita non è sempre facile, ma anche il momento della prova, della siccità, può rivelarsi tempo propizio per gesti di bontà e condivisione. La strada tracciata dai santi ci può offrire su un piatto d'oro atteggiamenti, situazioni, scelte di vita, incontri con persone importanti per noi. Elia trova acqua per dissetarsi e poi dalla vedova, una povera, pane ed olio per saziarsi. Guida nel nostro viaggio è il Cristo, acqua viva che disseta nel profondo. Il pane dell'Eucaristia e l'olio dei sacramenti corroborano e danno forza al nostro andare in compagnia dei poveri. Anche la canzone avrà il titolo di Sulle orme di Elia. Egli non era stato fedele ai comandi del Signore. Disse allora il profeta Elia: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. Ad Elia fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è oriente del Giordano. Verrai dal torrente e i corvi, per mio comando, ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. I corvi gli portavano pane e carne al mattino, e pane e carne alla sera. Egli beveva il torrente. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non pioveva sulla regione. Il Signore parlò a Elia e disse: alzati, vai in Zarepta di Sidone e stabilisciti lì. Ecco, io ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo. Egli si alzò e andò a Zarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva la legna. Elia la chiamò: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Per favore, prendimi anche un pezzo di pane. La vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Non temere, tu fai come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché, dice il Signore, la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà, finché il Signore non farà piovere sulla terra. La vedova andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e il figlio di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciata per mezzo di Elia. Voglio anch'io, o Signore, come Elia, stare alla tua presenza, vivere di te, Dio della vita, Dio della mia vita. Voglio ascoltare ogni giorno la tua parola, parola che mi salva, che guida i miei passi, che mi raggiunge nel profondo. La tua parola, Signore, è l'acqua viva che mi disseta, il pane che non si esaurisce, l'olio che mi dà forza. Aiutami a camminare annunciando ai miei fratelli la tua parola, parola che minaccia i potenti e chiunque da te si allontana, minaccia per amore, richiamando dagli abissi del male, parola che
che soccorre il povero e chiunque è solo, perché non tema e non si stanchi di sperare. Parola che si fa pane per svelare al mondo la bellezza suprema, il volto dell'amore, il tuo volto, Gesù. Thank you.